Mi chiamo Roberto Lucidi, sono uno dei tre capi scenografi del Teatro alla Scala e siamo tre perché ognuno di noi si occupa di una realizzazione, una messa in scena, che vanno appunto anche in contemporanea, quindi tre per forza. E sono qui dal 71, quindi sono quasi 40 anni. Nel 93 abbiamo iniziato a usare l'informatica, ovviamente a piccoli passi e con Alias. Dopodiché siamo passati ad AutoCAD e 3D Studio. Si usa molto di più AutoCAD per quello che riguarda i disegni tecnici e i modellini in realtà virtuali che ci servono per la realizzazione tecnica e il supporto dell'informatica. È, come dice la parola, un supporto perché il lavoro principale si svolge in salone. Il salone è dove si rifanno i disegni studiati in AutoCAD in scala reale 1 a 1 e questi disegni poi vengono dati in falegnameria e nel reparto costruzioni in generale per la realizzazione pratica. In questo momento mi sto occupando della realizzazione della Turandot di Tara Borrelli, che è lo scenografo. Perché il progetto arriva sempre da uno scenografo esterno al Teatro alla Scala. Noi realizziamo quello che ci viene portato come bozzetto, come scenografia. È uno spettacolo molto tecnico, nel senso che il nostro palcoscenico viene usato con tanti movimenti scenici. E per questo ci stiamo occupando della parte tecnica con AutoCAD per verificarne la validità. Tutta la parte artistica della Turandot, quindi tutti i disegni che riguardano le decorazioni e robe varie, lo facciamo in salone, in grande ovviamente. Prima di tutto andiamo a fare dei campioni da sottoporre dopo allo scenografo, il quale poi ci dà delle indicazioni su quello che avrà visto e dopodiché si passa alla redazione vera e propria. Quello che io ho alle spalle adesso è la Beatrice di Tenda. La Beatrice di Tenda è uno spettacolo realizzato un po' di anni fa con Pierali come scenografo, il regista. Spettacolo molto dipinto, però ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto usare AutoCAD, per esempio, per la costruzione di un capitello. Un capitello molto particolare perché progettato dallo stesso Pieralli, niente a che vedere con i capitelli classici, dorico, corinzio, eccetera. Infatti abbiamo potuto realizzarlo in AutoCAD, un capitello normale in AutoCAD non saremmo in grado di farlo, insomma, perché un corinzio è un po' difficile da fare in AutoCAD. Questo capitello ha avuto la particolarità che è stato studiato tramite email da me e da Pieralli, per cui io facevo i disegni, glieli mandavo, me li correggeva ed è stato tutto un gioco di mail per realizzare poi questo capitello. Il capitello è stato fatto interamente in AutoCAD, è stato stampato col plotter in scala reale, dato al reparto scultura che l'ha poi realizzato in polistirolo e dopodiché è stato passato in resina e poi dipinto. Ecco, questo per esempio è appunto un esempio di come AutoCAD può servire anche per piccoli oggetti. Non ovviamente per i disegni in scala reale, in grande, che vengono, ecco, come ripeto, fatti poi in salone.